Amici miei, buongiornissimo. Oggi, tra pezzi di storia, innovazione tecnologica e lavorazioni varie, ne vediamo delle belle. Perché? Coltivazione autunnale invernale, qui abbiamo più o meno 15.000 piantine di ortaggi, tra la prima mandata di radicchi, altri radicchi, cavoli vari, finocchi, di tutto di più. E qui con questo super mega pezzo di storia, parliamo all'incirca di 50-60 anni fa, se non di più, andiamo a fare prima cosa la concimazione minerale. Dobbiamo apportare azoto, fosforo, potassio, boro, cloro e tutto quello che gli sta dietro, perché queste piante qua hanno delle carenze nutrizionali causate dal trapianto su una coltivazione di cucurbitacee e solanacee, quindi piante che assorbono veramente moltissime sostanze nutritive e zero riposo il terreno. Questo perché? Perché non avevo altro spazio per metterlo. Solitamente la mia tecnica di lavorazione è questa: coltiviamo, facciamo riposare il terreno tramite tecniche culturali che vanno a sfruttare le cover crops, la minima lavorazione, ma nel caso in cui non riusciamo automaticamente si prepara e si va a trapiantare direttamente, cosa che forse riuscirò ad eliminare nei prossimi mesi perché ho trovato dei terreni, quindi riusciremo a fare delle rotazioni molto più grandi, molto più ampie. Queste qua mi permetteranno di migliorare ancora di più il suolo rispetto a quello che lo sto migliorando adesso. Questa qua è una cariola che si andava a utilizzare per le coltivazioni di mais principalmente, parliamo del secolo scorso più o meno, 50-60 anni, questa macchina qua agli a tutti. Questa qua inoltre è abbastanza moderna perché il metodo per andare a smuovere il concime all'interno in modo che non si possa incastrare è mosso dalla ruota con una catena. Altri modelli hanno un sistema molto più semplice e molto più vecchio, però questa qua l'ho trovata usata su subito, ho detto devo andarla a prendere. Oggi la mettiamo in funzione, aveva un piccolo difettino, era rotta, però l'ho sistemata, ora va, che è una meraviglia, leggera, bella, comoda. Grazie alla cariola riesco a spargere il concime velocissimamente e soprattutto lo andiamo a distribuire sopra la proda. Quindi ora si passa alla seconda lavorazione, quindi fresatura con la cavalletta, e andiamo a fresare e interrare il concime in modo che può essere assimilato dalle piante. Quindi ora la lavorazione che andiamo a fare è passare tra pianta e pianta con la sarchiatrice in modo da smuovere il terreno nella zona più grande, quindi fare il lavoro più grosso. Dopodiché, armati di zappa, andiamo a rimuovere magari gli infestanti tra le piante. Questo qua perché prima cosa ce ne sono veramente poche, quindi non è un lavoro super faticoso e super lungo. Seconda cosa, devo ancora investire su una sarchiatrice a ditta. Cos'è una sarchiatrice a ditta? È una sarchiatrice che permette, oltre a lavorare sul passaggio, lavoriamo anche sulla fila, quindi tramite proprio dei dischi fatti a dita vanno a rimuovere tutti gli infestanti, rimuovendo gli infestanti ma non la coltivazione. Lei è la super cavalletta, la mia sarchiatrice preferita, infatti la chiamo anche la zappa giapponese. Questa qua è una zappa addirittura nuova, perché da quando ho questa macchina qua le zappe a casa mia, in azienda mia, sono sparite, non le usa più nessuno. Ne ho dovuta comprare una perché non ce l'avevamo proprio, ne avevamo una un po' distrutta, però bisogna fare un attimo un po' di upgrade di attrezzi e soprattutto prendere attrezzi nuovi. Attrezzi nuovi che ok possono costare poco, ma attrezzi che possono essere molto più costosi ma molto molto più efficienti. Questa macchina qua ce l'ho dall'estate dell'anno scorso. Mi ha salvato la vita, mi ha salvato la produzione più di una volta. Perché? Le infestanti quando crescono possono essere buone o non buone. Perché dico questo? Perché possono essere sia buone da mangiare, ma possono essere cattive da un altro punto di vista, cioè che vanno a danneggiare la nostra coltivazione principale. Perché quando crescono gli infestanti, le nostre coltivazioni possono essere leggermente più deboli, possono essere ad uno stadio inferiore, con una crescita molto molto più lenta rispetto alle malerbe. Quindi automaticamente per competizioni le malerbe vanno a sovrastare i nostri bellissimi radicchi. Automaticamente il radicchio, il finocchio e tutte le altre coltivazioni nascono rachitiche, potrebbero andare a seme, per riprodursi potrebbero rimanere veramente brutte oppure non arrivare a quella pezzatura necessaria per automaticamente guadagnarci qualcosa, visto che questa verdura qua non la consumo solamente io, la mia famiglia e i miei nonni, ma la vendo, quindi questo qua è il mio reddito principale. Qui parliamo di una macchina professionale, una macchina studiata per le aziende, ma anche per chi magari vuole fare quell'orto leggermente più grande dell'orto hobbistico.
Immagino che mi starete chiedendo proprio in questo momento qua, me l'avete già chiesto, mi avete contattato in tantissimi per sapere dove trovare questa macchina qua. Non sapevo indicarti dove. Beh, ora ho trovato la soluzione. Quindi andare direttamente dall'importatore per l'Italia. Sono andato direttamente dall'importatore per l'Italia di Orec e di tantissimi altri marchi super, mega, iper professionali. Parliamo di Fiaba. Fiaba è un'azienda che si trova qua in Veneto, vicino alla mia realtà, più o meno 15 km di distanza. Io sono di Padova, loro sono di Vicenza e grazie al loro sito, che ti lascio qui sotto in descrizione, puoi trovare questa macchina, puoi trovare tutti i dettagli, puoi trovare tutti gli accessori e soprattutto puoi trovare il rivenditore per andare direttamente ad acquistare nella tua zona questo macchinario. Quindi più semplice di così non si può. Però prima di andarti a informare su questa macchina qua, ti consiglio di venire con me che andiamo a finire tutta la lavorazione che dobbiamo fare. Una macchina veramente formidabile, leggera, maneggevole e soprattutto adattabile ad ogni singola lavorazione che dobbiamo fare: sarchiatura, rincalzatura, solcatura. Possiamo fare veramente tutto. Tutto ciò te lo mostrerò in un prossimo video, dove andremo a vedere tutti gli attrezzi che si possono montare su questa macchina, perché non fresa solo ma fa tantissimi altri lavori. Quindi abbiamo una trasmissione data dalle ruote, abbiamo tutto l'organo lavorante che è la fresa e andiamo a muovere tutto ciò con un motore Honda, quindi i migliori motori a benzina a quattro tempi per macchine hobbistiche, semiprofessionali e professionali, per giardinaggio, orticoltura, agricoltura, eccetera. 160 cm cubici, una macchina fantastica perché pesa all'incirca 50 kg, quindi è facilissima da maneggiare. Stegole che possiamo angolare in modo da non camminare sopra alla coltivazione e soprattutto una cosa fresa molto molto piccola. Infatti io la chiamo la sarchiatrice, che alla fine questa qua sarebbe una fresa, ma sarchiatrice perché? Perché ci permette di andare a lavorare tra le nostre coltivazioni con una fresa molto molto piccola. Parliamo di circa di 35 cm di lavoro e quindi facendo una coltivazione molto molto intensiva come le mie, quest'anno ok mi sono allargato ma solitamente le faccio ancora più intensive, come quella dei finocchi, su una proda da 90 cm, tre file di coltivazione. Qua ho voluto un attimo stare più largo in modo da vedere le differenze che possono avere le coltivazioni coltivate con un sistema tradizionale molto largo oppure con una coltivazione biointensiva molto molto più stretta. Ora ho un attimo regolato la ruota di profondità in modo da regolare la profondità della fresa. Impostiamo la marcia, impostiamo la fresa. La lavorazione che va a fare è molto semplicemente: senso orario andiamo a fare una fresatura, senso antiorario andiamo a lanciare il terreno, andiamo a scalzare il terreno. Accendiamola. Ok, ci mettiamo le cuffie, giro anche le stegole grazie a questa maniglia qua in modo che non calpesto la coltivazione e facciamo tutta la fresatura. Come potuto vedere vado a lavorare tutta la parte tra pianta e pianta, quindi tra fila e fila. Il terreno viene leggermente scalzato e va a coprire la parte, quindi va a creare una piccola assolcatura che è fondamentale per coprire tutti i germogli vicino alle piante. E dopodiché una cosa fantastica, tutte le infestanti come queste le andiamo a rimuovere. Come puoi vedere, anche se il terreno è molto molto bagnato perché sono scesi più o meno 150 mm di pioggia nell'ultima settimana, diciamo, il lavoro viene fuori fantastico. Le zappe giapponesi che monta questa sarchiatrice qua, questa fresa, sono totalmente differenti da quelle che vediamo solitamente in Europa e a mio parere fanno un lavoro ancora più strabiliante rispetto a quelle che conosciamo normalmente. Come puoi vedere, la lavorazione che stiamo facendo la stiamo facendo su un posto molto molto stretto. Diciamo che tecnicamente questa sarchiatrice qua, la cavalletta come la chiamo io, andrebbe a sostituire quello che è una multifresa per il trattore. E soprattutto, come puoi vedere, come ti dicevo, il terreno, ok, lo lavoriamo, ma dopo lo andiamo anche a scalzare. Scalzandolo, copriamo, andiamo a rincalzare il colletto della pianta, fondamentale per farla crescere molto molto meglio e soprattutto andare a nascondere concimi vicino alla pianta e occultare piccoli germogli. Ti mostro questa coltivazione qua, tre file su 90 cm, forse un po' meno, e praticamente, guarda, abbiamo una trentina di centimetri tra pianta e pianta, riusciamo a fare una lavorazione perfetta e soprattutto nessun finocchio
rimane colpito, che qualcuno magari che è fuori fila verrà colpito, però veramente veramente perfetta la lavorazione. Vedi, molto molto semplicemente fatta tutta la sarchiatura, e soprattutto in questa coltivazione qua, essendo più stretta rispetto alle altre, quindi avendo tre file, la terza fila, cioè le file esterne, sono sul ciglio della proda. Facendo un passaggio al centro, quindi dove effettivamente camminiamo, riesco a lavorare tutto perfettamente e non lasciando neanche un buco da lavorare. Perché questo? Perché la coltivazione è tutta a 35 cm, passaggio compreso, e si riesce a fare un lavoro stupendo, diversamente dalla coltivazione molto più larga tradizionale. Quindi oggi, con un po' di antichità dell'agricoltura, sono riuscito a fare la concimazione, soprattutto con una macchina professionale nuova, sono riuscito a fare tutta la lavorazione più importante, che solitamente nelle piccole realtà andavamo a fare con la zappa, un attrezzo antichissimo che si utilizza ancora adesso, però grazie a queste macchine che costano sì leggermente di più di una zappa, ma se noi andiamo a rapportare tutto il tempo che dobbiamo fare per fare questo lavoro, per fare questo appezzamento di terra qua con la zappa, e dopo lo andiamo a calcolare con la sarchiatrice, nel giro di 2 settimane abbiamo già ammortizzato in manodopera l'attrezzo, perché un appezzamento del genere, che sono all'incirca 40 metri per un 65, l'ho fatto in 20 minuti con la zappa. Se volete io comincio, ci vediamo domani quando sto ancora facendo questo lavoro. E considerate una cosa, là il terreno è stato lavorato, qui che è duro, cioè ne avete voglia voi andare avanti così a fare questa lavorazione? Sì, niente da dire, non inquiniamo, non utilizziamo carburante, ma quanto ci mettiamo a fare una proda? Forse quei 20 minuti che con una macchina del genere facciamo tutto il terreno. Quindi quello che ti voglio dire è questo: quando inizi ad avere un'azienda agricola che si espande, la cosa migliore è comprare delle macchine che ti permettono di fare il lavoro molto più velocemente. Io senza questa macchina qua mi troverei in difficoltà, dovrei fare un terzo di quello che faccio. Perché? Perché la mattina studio, al pomeriggio mi dedico a questo. Questa qui è la mossa migliore che possiamo fare, e un po' di tempo fa te l'ho fatta vedere, ma non ti sapevo indicare dove prendere informazioni per un possibile acquisto, una possibile investimento per sviluppare di più la nostra azienda. Beh, ora ce l'ho, è stata dura, ma ce l'ho, quindi ti lascio tutti i link in descrizione. Stiamo parlando dell'importatore per l'Italia, l'unico importatore, quindi Fiaba, che importa Orec e altri marchi. Ti lascio il loro sito qui sotto in descrizione, dove puoi trovare questo macchinario qua, puoi trovare tantissimi altri macchinari di tantissime altre marche. E quindi una cosa molto semplice ti resta a fare: vuoi informazioni? Sul loro sito trovi tutto. Vuoi acquistarla? Sul loro sito trovi tutte le indicazioni per trovare il rivenditore dove andare ad acquistarla nella tua zona. Quindi più semplice di così non si può. Ti ho portato direttamente la macchina in casa tua. Io direi che continuo il lavoro, ci vediamo in un nuovissimo video dove andiamo a parlare di un'altra cosa ancora più importante. Cioè, abbiamo fatto la concimazione solida, ora andiamo a sfruttare le foglie per fare la concimazione. Mi raccomando, seguimi, iscriviti e ciao a tutti.